city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. Cari cittadini, l'obiettivo di questo video non è quello di screditare la raccolta differenziata, bensì quello di far comprendere il modo in cui essa deve essere effettuata. È impensabile che in un comune di ben 40.000 abitanti non esistano ancora delle isole ecologiche. Per isole ecologiche intendiamo uno o più punti dove far confluire le varie tipologie di rifiuti, come ad esempio il RAE, l'amianto, le vernici speciali e non. Per non parlare poi dell'indifferenziata che viene raccolta solo una volta alla settimana. Per fortuna è il sabato, altrimenti dovremmo perdere l'abitudine di mangiare il pesce. Non capiamo ad esempio perché una città come Francavilla abbia nuovamente bisogno di una discarica. Abbiamo già dato. La raccolta differenziata deve poter rappresentare al giorno d'oggi un modo in cui vivere in maniera solidale ed ecosostenibile. Perciò, cari francavillesi, differenziamoci. Per fortuna oggi è sabato, guardate. Ma allora, cara, ieri sera mi sono dimenticato di uscire il non riciclabile. Ora mi toccherà aspettare una settimana intera, un'altra settimana. Anzi, sapete cosa facciamo oggi? Oggi parliamo della raccolta differenziata a Francavilla Fontana. L'umido viene raccolto il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il non riciclabile solo il sabato, ragazzi. La plastica il giovedì e la carta logicamente il martedì. Professore, io sono di Olia e se non ricordo male da noi viene fatto molto più presa dell'umido. Gero, tu in parte hai ragione e ti spiego anche il perché. Francavilla, Oria e altri 9 comuni fanno parte del consorzio ABO-BR-Lume. Questi 11 comuni dovrebbero ricevere lo stesso servizio, cosa che in realtà non viene fatta. Tu hai fatto l'esempio di Oria. Infatti a Oria non ci sono 3 raccolte di umido, ma ce ne sono 4. Quindi cosa succede? Succede che la ditta risparmia ben 200.000 euro l'anno. Quindi altro che taglio del 15% sulla TARSU, cari ragazzi. Professore, ad esempio in campagna da vendita differenziata non si fa. Argentiero, tu effettivamente hai ragione, poiché paghi un servizio che non ricevi, in quanto nelle campagne sono stati tolti quasi tutti i cassonetti dell'indifferenziato, dove in realtà dovrebbe essere già fatta la raccolta differenziata casa a casa.
Per fortuna che oggi è sabato. Sì, ma ti dovevi sedere. Perché? Sono qui. Se volete potete iniziare a fare casino. Vai Dario. Alza le mani. Io sto registrando. Aspetta. Vai.